Buonasera a tutti. Allora, io vi ringrazio. Mi chiamo Lucia Ruffato, sono presidente del Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia. Vi invito a visitare il nostro sito freeriversitalia.eu, dove le cose che dico sono appunto riportate e dove c'è molta documentazione che vi permetterà di approfondire, perché io ho solo 10 minuti e quindi mi dovrò cercare di correre. Vai pure avanti. Questo è il nostro sito. Al Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi hanno aderito molte realtà di tutta Italia. Il Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi è nato proprio per cercare di collegare tutte le lotte che rischiano altrimenti di rimanere in un ambito troppo locale. Cioè, ogni comitato, ogni associazione fa il suo piccolo pezzettino di strada, però arriva fin là, rimane confinato nell'ambito locale, al massimo provinciale, mentre i problemi, quando ci siamo incontrati, abbiamo visto che sono dappertutto gli stessi, dalla Val d'Aosta al Friuli Venezia Giulia, sugli Appennini, eccetera. Un'altra cosa che vi chiedo, di, se vi interessa l'argomento, di vedere è questo dossier che trovate sempre sul nostro sito pubblicato, e questo dossier è stato fatto da varie associazioni della provincia di Belluno e descrive la situazione bellunese, però con un occhio anche alla situazione italiana, i numeri, credo possa essere di aiuto per tutti, perché probabilmente tante storie che sono raccontate là sono storie di un territorio, ma poi ognuno potrà riconoscerci delle cose anche sue. Vorrei farvi vedere un brevissimo video, sono 2 minuti, che forse dice più di tante spiegazioni. È un video girato in provincia di Belluno, su un torrente per il quale i cittadini del paese, si chiama Longarone, hanno già speso 20.000 euro di ricorsi. Un ricorso al Tribunale Superiore, vai pure, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e adesso siamo in Cassazione. Andiamo ora in provincia di Belluno, dove la realizzazione di una mini centrale idroelettrica sul torrente Grisol rischia di creare danni ad un ambiente finora incontaminato. Andrea Rossini. Il Grisol nasce lassù, dal Pelf e dalla Schiara. In provincia di Belluno è uno dei pochi corsi d'acqua a non essere stati toccati dall'uomo. Scende verso il Mae da sempre, tra forre e foreste. L'acqua si può bere lungo tutto il suo corso. In questo punto dovrebbe sorgere una mini centrale idroelettrica, ma gli abitanti del posto e gli ambientalisti non ci stanno. Crediamo che poter portare via l'acqua da questi luoghi sia un danno incalcolabile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista per il microclima, gli animali. Mesi fa il Tribunale delle Acque ha dato loro ragione, annullando la concessione rilasciata nel 2014 dalla Regione Veneto a una società di Milano per la realizzazione dell'opera. La concessione però è poi stata ceduta a un'altra ditta, che ora chiede di poter iniziare i lavori, nonostante anche le autorità locali siano contrarie. Noi siamo sempre stati sin da subito contrari, perché la Valle del Grisol è una delle più belle valli che noi abbiamo dal punto di vista naturalistico. L'interesse a realizzare queste mini centrali deriva da un sistema di incentivi statali che, secondo gli ambientalisti, ha prodotto una situazione speculativa, al punto che in provincia di Belluno ogni tratto libero è oggetto di una domanda di concessione. Ci sono già 150 domande in istruttoria per impianti analoghi. Vista la situazione, di cui Grisol è un esempio eclatante, dovrebbe essere tolto l'incentivo all'idroelettrico nei corsi d'acqua naturali. Le associazioni hanno pochi giorni a disposizione per costituirsi in Cassazione contro il nuovo concessionario dei lavori. Comunque vada a finire, l'unica certezza è che i soldi di queste opere non resteranno in montagna. Noi che viviamo in montagna ci rimane la bellezza. Se poi noi svendiamo, lasciamo che qualcuno si porti via anche la nostra bellezza, allora veramente siamo diventati poveri. Ecco, in questo video ci sono tutti gli elementi di storie che credo ognuno di voi possa riconoscere nel proprio territorio. Questa però è la cosa che a me interessa vi rimanga in testa, è questa diapositiva. Allora, perché tutta questa cosa degli incentivi viene giustificata col fatto
Allora, l'incentivo paga 3 volte il valore del kilowatt, cioè il kilowatt, se lo compri, diciamo, vale 6 centesimi, a questi impianti viene pagato 21-22 centesimi, quindi per quello diventa un affare veramente interessante. Allora, è tutto questo perché si dice serve per aumentare la quota di rinnovabili italiane. Allora noi dobbiamo guardare i nostri consumi. In Italia, più o meno sono uguali anche adesso, i consumi finali sono 118,60 megatep. Questi consumi vengono coperti in parte con l'energia elettrica, perché poi una buona parte, il riscaldamento, i motori, le macchine vanno in altro modo, sono i consumi finali di energia elettrica sono 26,80 megatep. Questa energia elettrica viene fatta con varie fonti, compreso il termoelettrico, le rinnovabili, eccetera, e la quota, diciamo, l'apporto da fonte idraulica, cioè tutto l'idroelettrico, compresi i grandi impianti, sono 3,94 megatep. Il contributo dei 2000 impianti idroelettrici che erano in funzione nel 2014, piccoli, di piccola potenza, quelli che chiamiamo mini idroelettrico, che non è che sia proprio tanto mini, perché i tubi di questi impianti hanno anche 1,20 m di diametro, per cui insomma la parola mini è un po' fuorviante, danno 0,19 megatep, cioè noi 2000 impianti 0,19 megatep su 118. In progetto, come avete sentito dire prima, ce ne sono più o meno altri 2000 in tutta Italia, quindi invece di avere 0,19 faremo il doppio, 0,40. Quindi noi facciamo tutti questi impianti per questo contributo così piccolo e quindi dovremmo invece mettere sull'altro piatto della bilancia il valore di un fiume, ok? Perché l'acqua del fiume viene tolta per fare questi impianti. Puoi andare avanti. Lo stesso concetto è qua. Questi sono i nostri consumi totali, questa è la quota di consumi coperta dall'energia elettrica, questo è tutto l'idroelettrico, compresi i grandi impianti, e questo sono i mini idroelettrico, quello di cui stiamo parlando oggi. Noi vogliamo raddoppiare questa sogliola e rimarrà una sogliola. Avanti. Quindi, quanto costano? Perché qua, diciamo, l'Italia spende tanti soldi per fare questi impianti. Nel 2015, dati del gestore servizio elettrico, il costo cumulato anno per gli incentivi sotto varie forme è di 1.200 milioni di euro all'anno per 20 anni. Quindi ogni anno 1.200 milioni di euro vanno come incentivo per questi impianti idroelettrici. Chi li paga? Li paghiamo noi, se voi aprite la vostra bolletta, specie se avete la seconda casa. Gli oneri di sistema sono tantissimi, non pagano naturalmente solo l'idroelettrico, pagano anche tantissime cose, però li paghiamo noi, cioè viene completamente girato sulle nostre bollette. Puoi andare avanti. Il Piemonte. Allora, il Piemonte, questi sono dati del 2014, quando è stato presentato un ricorso alla Commissione europea e quindi l'Europa ha chiesto conto all'Italia di tante cose, comprese quante erano le domande, perché fino a quel momento là non era possibile neanche sapere quante domande c'erano in istruttoria nei vari luoghi. Quindi hanno fatto un report, è venuto fuori che in Piemonte esistenti, questi a sinistra sono gli esistenti, c'erano, parlando nella riga gialla, ci sono gli impianti di piccola potenza, quelli di cui stiamo parlando adesso noi, 398 impianti sotto al megawatt, e in progetto, queste sono le istanze, 215. Ecco, in tutta Italia 1886 e in progetto 1665. Andiamo al raddoppio. La potenza, anche qua, è lo stesso ragionamento che vi ho fatto prima, però insomma ripetita iuvant. La potenza attuale totale in Piemonte installata sono 2615 megawatt e il contributo di tutti i nuovi impianti, 250 quanti erano, sono 58 su 2615, quindi una percentuale minima. Lo stesso vedete in Italia, 18.000, e di nuovo ci si attende 432. Riepilogando, in Piemonte a gennaio 2014 c'erano 256 nuove istanze, di cui 50 dichiarate in concorrenza, quindi in qualche modo o la fai tu. Più piccoli di 100 kW, cioè il cosiddetto micro idroelettrico, erano 63, e poi erano nel piano di gestione previsti anche 4 grandi impianti.
La regione è stata costretta a rispondere ad alcune domande della Commissione europea, come tutte le altre regioni italiane. Io riporto alcune cose, mi perdo un attimo solo. Cosa ha detto? Intanto gli hanno chiesto: ma avete una programmazione? E ha detto: no, non esiste nessuna programmazione, in nessuna regione italiana esiste una programmazione, si lascia al mercato, cioè ti do i soldi, vediamo quanti presentano la domanda. Quindi questo è il tipo di programmazione. Poi cosa diceva? Però facciamo delle cose buone, prevediamo una distanza minima obbligatoria tra gli impianti, hanno risposto. Invece a me risulta che questa distanza minima obbligatoria fra impianti fosse stata ipotizzata, ma poi è andata a farsi benedire, quindi non c'è. Poi cosa dicono sempre alla Commissione europea? Viene imposto di installare dispositivi di misura del rilascio, il famoso DMV, in modo da consentire un'agevole verifica da parte degli enti deputati al controllo, e l'obbligo della registrazione in continuo della misura e la teletrasmissione del dato. Io vorrei vedere su quanti impianti piemontesi ci sono queste cose. Da noi in Veneto sicuramente pochissimi, anzi agevole verifica è una parola, cioè vabbè, e teletrasmissione del dato lo stesso. Monitoraggio post operam, dicono: ah, ma noi siamo a posto perché facciamo un monitoraggio post operam per vedere se l'impianto non deteriora il fiume. Sì, peccato che il monitoraggio post operam lo facciano i proprietari degli impianti con i suoi soldi, un tecnico da loro pagato. Io anche qua credo che difficilmente uno che è pagato, vabbè, non dico altro. La concessione, questa è carina, dice: la concessione può essere in tutto o in parte revocata in qualunque momento. Ecco, sarei curiosa di sapere in Piemonte quante concessioni sono state revocate, credo nessuna, come da nessun'altra parte d'Italia, per cui hanno un po' detto delle mezze verità. Vabbè. Quindi cosa diciamo? Noi siamo nati come Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi perché incontrandoci negli anni, perché non è che siamo nati l'anno scorso, ma erano tanti anni che ci incontravamo, siamo di fronte a un'emergenza ambientale e paesaggistica, cioè queste 2000 domande danno fondo a tutti i nostri piccoli tratti di fiume che ancora sono rimasti integri. La spinta speculativa introdotta dagli incentivi vanifica l'efficacia di qualunque normativa ambientale, cioè questa è l'esperienza comune in tutta Italia, anche se viene fatta una legge, una normativa, qualcosa che potrebbe tutelare i fiumi, come dire, il problema esce dalla porta e dopo 3 giorni rientra dalla finestra, perché ci sono troppi soldi sotto, ci sono delle lobby, delle persone, dei gruppi che hanno talmente un interesse grande che ovviamente la legge non può stare in piedi. Quindi le norme di tutela che vengono introdotte vengono ovunque bypassate ed aggirate. La soluzione, noi abbiamo detto, vabbè, basta chiedere leggi, perché tanto non ci riusciamo a sfondare. Vanno aboliti gli incentivi, va tolto il problema, va affrontata la radice. Gli incentivi all'idroelettrico nei corsi d'acqua naturali va tolto. Le alternative quali sono? Perché tutti dobbiamo accendere la luce. Allora, abbiamo visto quant'è che producono, per cui non è che moriamo, insomma, se togliamo quello 0,19. Risparmio ed efficienza, dove con gli stessi soldi faremmo dei numeri molto più grandi. L'efficientamento dei grandi impianti storici senza aumentare il prelievo e altre fonti meno impattanti. Abbiamo fatto una petizione che ha raccolto la firma di circa 150 associazioni e comitati, e questa, una petizione analoga, è stata inviata anche da alcune amministrazioni comunali, cioè anche i comuni da noi a Belluno si sono svegliati, fra virgolette, hanno cominciato a dire che se vogliono salvare il proprio territorio devono chiedere queste cose qua, e hanno inviato una petizione simile al Ministero dello Sviluppo Economico anche alcune amministrazioni. Noi cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che il prossimo decreto incentivi preveda l'abrogazione dell'incentivo al piccolo idroelettrico nei corsi d'acqua naturali sotto 1 megawatt, la riduzione sotto i 3 megawatt, e fermo restando ovviamente le fognature, gli acquedotti, quelli che insomma sono meno dannosi possono andare avanti, e aumentare anche la capacità di rimodernare gli impianti esistenti aumentandone la capacità produttiva, e l'eliminazione del concetto di pubblica utilità, quello che permette l'esproprio, che permette di passare sopra la testa a tutti, perché questo concetto di pubblica utilità non ha senso, perché abbiamo visto che la pubblica utilità non c'è, quindi i comuni potrebbero riappropriarsi di una possibilità di decisione
vicina alle persone, vicina ai propri abitanti. Prego. Il MISE cosa ha detto? Il Ministero dello Sviluppo Economico ha detto: sì, è vero, riconosciamo che non producono granché, riconosciamo che la spinta provocata da questi soldi uccide la capacità di risposta dei territori, perché a livello periferico poi non si riesce più a opporsi come abbiamo visto prima, però tutto fa brodo, dobbiamo arrivare a una quota di rinnovabili alte, eccetera eccetera. Quindi insomma hanno, però perlomeno sappiamo che queste cose le riconoscono anche loro, che non servono a niente e che tutti questi soldi sono un problema. Cosa fanno i cittadini? Dappertutto, come è successo anche qua, raccolte di firme, incontri, comunicati stampa, ricorsi. Le cose importanti che sono state fatte, diciamo, anche insieme fra tutti, sono stati il ricorso europeo che ha portato alla procedura, a una procedura di preinfrazione che ha obbligato l'Italia comunque a porsi il problema. L'appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico nel 2014, che ha raccolto firme di 150 associazioni, e ultimamente questa petizione che abbiamo appena portato. Non so se sono quasi finito. Ecco, la campagna Adesso basta incentivi, adesso basta centrali, prego, che potete trovare qua su Facebook, in cui, ecco, abbiamo ricevuto la solidarietà, perché c'è anche un problema europeo. Tutto l'est Europa è, come si dice, pieno di domande per impianti anche molto più grandi, e c'è una campagna che vi invito a guardare, Save the Blue Heart of Europe, dove stanno cercando di salvare gli ultimi fiumi completamente integri di Europa. Cioè, potete immaginarvi un Adda perfetto, dove adesso sono 2700 domande, posti stupendi, che se volete potete vedere. E qua insomma sono le adesioni che abbiamo ricevuto da tutte le regioni italiane, così una piccola carrellata di foto. Io direi che con questo ho quasi finito. Il mondo della pesca, il mondo degli sport acquatici ha risposto in massa, e questo va detto, secondo me. Se i cittadini si muovono, dedicano tempo, energia e anche soldi, avete visto, ci sono a volte ricorsi, no? Abbiamo speso decine di migliaia di euro dei cittadini per fare dei ricorsi nei posti che più insomma ci premevano, le procedure si sono molto rallentate, interrotte, anche i sindaci hanno un grande potere, perché dicono che non possono fare niente, però se un sindaco dice che sul suo territorio centralino non la vuole, insomma... le cose sono diverse che se dice: ah, non posso farci niente.